place. Somebody better put your bag into your place.
E sulle note di Midnight Madness rientriamo su Radio Roma Futura, perché abbiamo in collegamento telefonico il nostro Valerio Valeri. Buonasera Valerio. Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Allora, parliamo ovviamente di Roma, parliamo di quella che sarà la partita, insomma, una partita interessante, tanto per cominciare, a Bologna. Perché com'è Valerio, un campo ostico, come la vedi questa partita? Ma diciamo che Bologna, come tradizione, è abbastanza altalenante per quanto riguarda Roma, nel senso che negli anni peggiori, quindi penso alla metà degli anni 2000, così la Roma ha anche subito qualcosina a Bologna, ed è stato, penso per esempio nel 2004 2005 è stata la partita che poi fece dimettere Rudi Völler, che era uno dei quattro allenatori che si avvicendò in quella stagione così, così brutta. E però è anche una partita che porta dei buoni ricordi. Penso per esempio è un 4-0, se non ricordo male, nel 2003 2004, quindi l'anno prima dell'annus horribilis, in cui ci fu anche un bel gol di Totti in porta, tra l'altro per Bologna c'era l'ultimo Pagliuca. E in questo campionato, ecco, se fosse giocata un mese fa non avrei avuto nessuna remora, probabilmente mi sarei lanciato anche in una considerazione tipo vabbè, ma mandiamoci le riserve perché poi c'è il Barcellona. In realtà la Roma ci va con le riserve, ma non perché c'è il Barcellona, perché mancano diversi giocatori importanti. Sapevamo che sarebbe mancato Salah, che se tutto andrà bene, ovvero il recupero per l'infortunio alla caviglia rimediato nel derby, tornerà forse l'ultima partita prima della pausa natalizia. Temo che non ce la possa fare per la trasferta a Napoli. E abbiamo saputo di Gervinho, che ovviamente la pausa per le nazionali regala sempre grandi soddisfazioni, sì. E questa volta ci ha regalato l'infortunio anche all'Ivoriano. È un problema muscolare grave ma non gravissimo, questo significa che sta fermo 3 settimane, e questo significa che salta il Bologna, salta il Barcellona, e speriamo possa tornare, insomma, a disposizione anche lui per la partita contro il Napoli del 13 dicembre, magari anche la partita prima, insomma. E quindi, date queste assenze, data anche l'assenza di De Rossi, che era tornato a allenarsi in gruppo, ma forse in questo caso proprio per avercelo a Barcellona martedì, verrà preservato. Quindi sono tre grandi assenti. E la Roma è sicuramente una squadra sempre forte, anche avendo in campo 2 o 3 panchinari. Però ecco, il Bologna di Donadoni mi preoccupa di più rispetto al Bologna di Dario Rossi, che era una squadra sconclusionata, che non riusciva a vedere la porta, che prendeva tantissimi gol, anche molto sfortunata in alcune occasioni. E penso per esempio la partita che ha perso in casa contro l'Inter con il gol di Icardi a pochi minuti dalla fine. L'Inter era anche in 10 per l'espulsione di Felipe Melo. Il Bologna si mangiò tantissimi gol, penso al gol del pareggio che si mangiò con destro solo davanti a Handanovic, completamente smarcato. Quindi ecco proprio destro, infatti sì. Tu hai nominato destro, non me la servi proprio su un piatto d'argento, ma destro, punto di domanda, lo temi tu destro? Tanto salutiamo Maxi che è andato via. Ciao, sì, saluto anch'io Maxi. Lo temo per la scaramanzia, non tanto perché ritenga destro un giocatore di altissimo livello. Io purtroppo non penso che sia un attaccante tra i migliori italiani, insomma, del nostro campionato. E lo pensavo quando è arrivato a Roma e quando ha giocato l'ultimo anno, insomma, a Siena, perché vedevo un ragazzo giovane
faceva gol, vedeva la porta, si impegnava. E, l'ho visto bene il primo periodo a Roma, poi qualcosa è successo dopo l'infortunio più grave che ha avuto, e non so, qualcosa si è inclinato anche con l'ambiente, quindi lui è diventato molto insofferente, polemico, ho visto un atteggiamento negativo da parte sua, e l'ho rivisto sinceramente anche col Bologna. Cioè, l'hanno accolto nella fanfara, gli hanno dato la maglia numero 10, ha giocato sempre titolare nonostante per 10 partite consecutive non abbia mai visto la porta, e abbia anche offerto prestazioni abbastanza indecorose. È tornato a segnare, ha fatto un gol in campionato contro l'Atalanta, partita vinta al Bologna 3-0, e quindi sicuramente la sua fiducia è un po' cresciuta. E sembrava non dovesse giocare per un infortunio, si è allenato abbastanza poco, invece sicuramente ce la farà e domani sarà in campo. Ripeto, a me preoccupa nella misura in cui ne sentiamo cioè noi romanisti siamo abituati a sentirne tante, quindi gli ex si temono sempre, ma ecco, fosse stato dall'altra parte ci fosse stato Salah, per dirti uno, avrei detto Salah mi preoccupa, un giocatore forte, è un ex giocatore della Roma, ma è destro, quindi ripeto, lo temo per scaramanzia, ma non credo che sia quello di cui la Roma deve preoccuparsi maggiormente. Per esempio, uno di cui io mi preoccupo di più e che mi piace come è iniziato questo campionato, che non conosceva la Serie A ed ha approcciato bene, è il francese ex Montpellier.